attraverso il tempo è giunta fino a noi intatta un'opera straordinaria. Un capolavoro della pittura italiana, perduto e finalmente ritrovato. È la più sensazionale scoperta artistica degli ultimi decenni, destinata a cambiare la storia dell'arte. La Maddalena in estasi, di Caravaggio. Per noi che studiamo, trovare un originale, soprattutto di Caravaggio, è qualche cosa che cambia, porta pagina nella propria storia. È una cosa molto emozionante, devo dire, perché non succede spesso che si incontra l'originale di un dipinto chiave per la storia della pittura, per la storia di Caravaggio, nell'uso delle immagini circa 1600. Questa scoperta è stata resa possibile dall'intuito e dalla profonda conoscenza della materia di due dei più importanti storici dell'arte e studiosi di Caravaggio del mondo, l'italiana Mina Gregori e l'olandese Bert Treffers. Quando mi sono trovata per la prima volta di fronte all'opera, il quadro era appoggiato per terra e io già dall'alto mi sono resa conto che si trattava di un esemplare non qualunque. Mi sono inginocchiata per terra, che è diventato poi un atto così come di devozione al quadro. Mi sono inginocchiata perché lo dovevo vedere per bene e quindi ho cominciato a esplorarlo, è vero, partendo dalle mani, perché mi sono sembrate, e ritengo tuttora, che siano l'elemento, diciamo, distintivo della esecuzione originale del pittore, che non poteva che essere Caravaggio, perché i passaggi straordinari di tonalità sulle dita sono una cosa che un copista non può assolutamente ripetere e riprodurre. Questa Maddalena, di cui abbiamo sempre conosciuto moltissime copie, che non sono mai state soddisfacenti. Questo dipinto invece ti strugge, è terribile, è una cosa incredibile, perché è dipinto con una forza incredibile, con un equilibrio della figura e un dettaglio, una corona di spine su una croce che si trova a sinistra della santa, che crea un'immagine che si può capire fino a ogni dettaglio. Quando vedi adesso questa coppia, non coppia, ma l'originale, è una cosa sbalordito. È una cosa assolutamente incredibile, ha una forza del modo di dipingere, è convincente anche in ogni dettaglio, è veramente fortissimo questo dipinto. Il modo come questa figura, che con la testa reclinata, occupa lo spazio, perché lascia molto margine invece, diciamo, allo sfondo. E di solito un pittore che esce da una cultura figurativa formalistica del Cinquecento occupa lo spazio in modo diverso, cioè la figura riempie proprio, è centralizzata comunque, e invece qui c'è parità di disponibilità della figura e del fondo, per esempio. Questo è già qualcosa di nuovo che introduce nel Seicento e che fa capire come questa immagine sia particolarmente innovativa. E poi dopo ci sono appunto dei particolari di carattere, non dico formale, perché per Caravaggio questa è una parola che non si dovrebbe usare, ma di rappresentativo, per esempio le mani, l'incrocio delle dita, è vero, questa vivezza e anche la tonalità dell'epidermide, che poi si nota anche nello scollo della santa ed è sulle guance, sulla fronte, sul passaggio tra la fronte e le arcate sopraccigliari, sono tutti elementi che portano proprio a una naturalezza
e ha, quindi ha un modo nuovo di vedere la realtà della figura umana, che invece fondava nel Cinquecento sul formalismo di carattere più astratto. Nella tela dipinta si vede che c'è proprio un modo di condurre il pennello, di girare la pennellata, che poi si ritrova nelle opere sicure di Caravaggio, quindi ci dà proprio la conferma della, come dire, autografia dell'opera, perché potrebbe essere un bravo copista che ha capito, ma invece si tratta proprio del modo come gira il pennello, di quelle cose di carattere esecutivo che non si ripetono, che nessuno, un copista non può imitare, non arriva, anche se vuole imitarlo, non arriva mai a raggiungerlo. Questo dipinto è assolutamente cruciale, prima, per capire benissimo che legame Caravaggio aveva o no col tema da dipingere, anche, diciamo, il fatto che qui abbiamo un legame ben preciso col cosiddetto naturalismo e una figura reso naturalisticamente, nonostante che sarebbe stato in estasi, una figura così naturalistica che non è in estasi ma morta, perché quando sei in estasi non sei più sul dipinto, entri in un mondo in cui noi, committenti, pittore, pubblico, non può entrare che con lo spirito. Significa che questo dipinto è un mezzo che serve alla meditazione, è un catapulto, diciamo, per far volare il pubblico in questo mondo che sta fuori dal dipinto. È quasi una materia prima per la devozione e per questo mondo. Fanno vedere la lingua e i denti, così come è vero la lacrima, ci sono particolari che però non vogliono risaltare in modo analitico, perché qui c'è una fusione delle cose che è come la realtà. Nel gesto, perché quello che, come dico, mi ha richiamato per primo, delle mani incrociate, intrecciate, con le dita intrecciate, c'è già una emotività, una partecipazione molto forte di carattere sentimentale e emotivo. Se poi si risale e si va alla testa, questo elemento viene confermato ed è quello che dà l'unificazione e fa capire la realtà caravaggesca della testa. E veramente è una cosa pazzesca, la forza del dipinto, la tematica, è proprio tutto insieme, la combinazione, la composizione, crea un'immagine così forte che io penso che deve essere di Caravaggio, perché lui era un grande inventore di immagine. Non ci sono dubbi che Caravaggio non usava un disegno preparatorio per eseguire i suoi dipinti, cioè dietro al dipinto non c'è il disegno, ma c'è un approccio diretto che è di carattere pittorico alla veneta, ma anche luministico, ed è la novità di Caravaggio anche in confronto ai veneti. Io ho guardato questo dipinto e io sono andato, la possibilità, per fortuna avevo la possibilità di guardare bene insieme con Mino Gregori questo dipinto, poi sono entrato in dibattito con me stesso, perché ho voluto convincere me se fosse veramente di Caravaggio, ho voluto continuare a dire di no. E quando parlavo con Mina Gregorio, ho detto, va bene, ma questo è talmente assurdo, questo dipinto, così eccezionale. Però io ho detto, io non posso dire niente, perché è la mia abitudine non reagire subito, perché è troppo pericoloso, no? Perché veramente trovare un dipinto di Caravaggio, anche di questa importanza storica, è una cosa assurda. E così sono andato a casa e non mi ha lasciato in pace. E io ho fatto una cosa che non ho mai fatto prima.
Già dopo 3 ore ho chiamato che condivideva completamente l'opinione di Mina Gregori. Già il fatto che ci fossero tante copie dimostrava che il quadro era ritenuto importante perché si conoscevano delle copie, ogni tanto ne veniva fuori qualche copia, ma non era mai, è vero, soddisfacente per quei requisiti che noi chiediamo all'originale e che invece qui ci sono e per i quali io ho potuto subito esclamare, è vero, la mia sicurezza che si trattava dell'originale.